come faccio a rendere trasparente? Deve disegnare. Non vi preoccupate, poi vedete. Questo sembra io dopo aver montato la piscina. Cosa sta facendo lui? Hai montato la piscina? Io ho già capito il piano. E me l'avete chiesto? Una sfida contro Elvis. Sì, però poi una sfida di Federico, bisogna firmarli, autografare. Sì, come faccio a fare quello? Pure quello di idea di questi sono gli studenti nuovi che ha comprato. I che? E io lo so, una conversazione che parlavate di questi con la... No, ma non sono mica qui. Questi sono per la battaglia. No, poi io l'ho detto. E qua ci è venuto casualmente un condor. Però dai, la macchina di sentire. Era voluto, dice la verità. Ha decidato no, no, guardate, i disegni non lo può fare, perché per tutti non si può fare. L'autografo quello lo fa, eh? Il cappellino che fa con la nostra. Ma io ce l'ho fatto. Ma sulla cappellina? Sì, magari. No, l'autografo si è fatto. Ma questi fumetti non li, i fumetti non li colorate spesso? No. Prima fai lo schizzo e poi li colorate. No, ma escono bianco e nero quasi sempre. Però poi ci sono le edizioni da libreria che vengono colorate, ma in digitale o al computer li colorano. Ah, ok. C'è in bianco e nero. Sì, sì. No, no. Sai che sono giovane e bellissimo, non aspettavo. Con la canotta che hai fatto nell'acquario. Bella la canotta. Infatti l'ho detto non lo indossare. 10 anni va bene. Quella grande ci faccio pure. No, non li puoi fare, dimmi. Come ha fatto della pinta. No, sono poco. Quando vai nello studio di brava a disegnare, quindi dici mano di vediamo se è uguale. Dov'è? Che succede? L'entusiasmo del penultimo giorno. Capisco. La sorpresa dell'ultimo giorno arriva. Qual è la sorpresa? Sei tu! Sono io! Mi faceva le caricature degli insegnanti. Sì. Ma io? No! Ma tu, voglio le caricature di tutta la classe che avevo preso. Ma nessuno ti ha detto la stessa cosa. Nessuno ha sfuggito adesso. Quindi qualcosa c'è, ma non ce l'ho io. Cosa è stata conservata dai compagni? Vedi, diglielo se lo disegno. Sì, che mi ha detto che c'ha sul diavolo. Ma devi mettere davanti che sono minimi. Mi devi mandare due. Bruno, ma tu lo fai? Ma
tu l'hai disegnata. Sonia, ma non disegna gli insegnanti. La prigioniera. E non so chi è. Se mi fa un dilano. È nuovo. Anche io lo volevo il disegno, ma deve andare via. Ti piace il 18 giugno? Ma che cos'è? Un cartone animato? No! Sempre te! Il nuovo che deve uscire! Tex! Il nuovo che? Tex! Ah, il nuovo Tex! Ah, la prigioniera, sì, è ancora mio! Ah, non sapevo neanche che si chiamasse così! I titoli non li conosco! Allora disegni tu! Ah sì, allora, quello che sta in edicola adesso è il terzo di 5, quindi due sono usciti e due devono uscire. Ancora. Quindi devi disegnare gli altri. Ma io li ho già disegnati e finiti da te, poi mica li sto facendo adesso. Si consegna con molto anticipo. Già da un anno e mezzo. No, non esageriamo, qualche mese. Abbiamo letto là. Un anno e mezzo. No, ma quelli là che e poi invece ci vanno. Dall'inizio di una storia alla fine ci può volere anche un anno di lavoro. E poi deve essere riletta, letterata, controllata. Ah, bambini, ma non avete fatto vedere? Svariate, sì, bella. Tantissimi. Però a volte dicono pure parolacce. No, su Tex mai. E basta. E perché poi ho trovato parolacce? Impossibile. No. Il fumetto bonelliano è sempre stato molto educato e corretto. Qualche parolaccia ultimamente su Dylan Dog si può trovare. E come sei arrivato poi al... Ma perché avevo questo gruppo di amici che stava iniziando a lavorare, si doveva guadagnare soldi. Perché un conto è disegnare per la propria passione, è un conto è disegnare perché ti dicono di farlo e ti pagano per farlo. E cambia completamente la prospettiva. Un po' perché non disegni più quello che vorresti dire e ti devi adattare a quello che vogliono loro. Però contemporaneamente ti rendi conto che può diventare un modo per vivere. Certo, perché non, a memoria non può, a parte non puoi conoscere tutto, esatto. E poi non puoi ricordare tutto, quindi ogni cosa che devi disegnare, se non l'hai mai disegnata, devi disegnare come fa. Ma quindi, allora, innanzitutto allargatevi un pochino. Ma dovevo colorare questo? Ma allargati, per piacere. Ma chiedi a Manrico, se te lo fa colorare, per me lo puoi fare. No, tu lo puoi colorare. No, io no. Pensavo che lo volevate colorare voi come lavoro di classe. Questo azzurro, questo giallo, marrone, cappello e stivali, certo, non è difficile. Lo possiamo colorare domani con gli acquarelli? No, sì! No, gli acquarelli lo sconsiglio perché questo è un inchiostro che si scioglie. Con i pastelli lo volete fare. Con i pastelli? La testa? Facciamo una collaborazione. Collaborazione. Hai ragione. Lasciamolo così capire. Perché poi il colore va a fare ma io non lo facevo su scuola, sta facendo io ce l'ho. Guardate che ora sta aumentando i dettagli. Bello, con l'altro pennarello, fammi anche proprio. Ma proprio devo aggiungere un po' di neri, un po' di ombre. È partito da un tratto molto leggero della matita, poi... Ma come puoi fare tutte quelle stile? Il pennarello più sottile, adesso con quello più spesso fai i dettagli, le ombre, no? No, non è quello, sì. Ah, il pennarello. Ah, sì, tutto. Ma qua c'è una cosa così. Dai, sotterra. Quando? Sotterra, questo. No, signor Teo. Ma voi leggete i fumetti, ragazzi? Sì. No. Sì. Io leggo i fumetti. Ah, io sì. Io leggo. Ecco, beh, sono contento. Io non leggo. Ho visto un film che hanno scelto a uno che diceva, faceva dire ai fumetti ci vuole. Ah, si sta bene! Ci vuole, ci vuole! No, sarebbe se uno sarebbe un po' di... Ciao! Faccio una foto su
ma non la conosco. Cosa vuol dire? Ma perché non in inglese si dice improve your ma cos'è il generale tu? Mi dispiace. Vengono riquestati, faccio la sigaretta di nero proprio scuro. Ma poi ci puoi fare dei ci puoi fare noi delle come alla quarta e alla quinta. Ma l'hai visto? Abbiamo visto un disegno molto bello. Marco. Quello di mio fratello. Con le calecca di contrario. Che calecca! Perché mi è scappata una sigaretta in bocca e ho pensato che non era il caso. Loro l'ho trasformato in un leccalecca. Che caro leccalecca? Leccalecca. Che te l'ho detto? Mi è caduta la manina di Emanuele. Mi è caduta la manina di Emanuele. Sta toccando. Non sto facendo niente. Tornate tutti a posto per piacere. No. Marco. Direttivi. Va bene. Bravissima, mamma è stupenda.